Io innanzitutto ringrazio l'assessore Ricci per anche il coraggio che ha messo, la passione che ha messo in questa battaglia, diciamo, in questa iniziativa. E credo che le cose, io già come ho detto altre volte, bisogna sempre iniziarle, poi gli aggiustamenti vanno evidentemente fatti e soprattutto non bisogna nemmeno vergognarsi di accogliere le indicazioni che arrivano da più parti, compresi anche dai cittadini e dai commercianti. Io credo che non voglio entrare nel merito chi è che vuole sigla, non no, allargare la finestra, cioè vorrei fare un discorso un pochino più generale, però direi concreto. Cioè io dico, noi indubbiamente tutti siamo resi conto che c'è un'offerta, c'è un centro storico che è importante per la città, è importante per una serie di motivi, che non sto insomma di votare, ma insomma c'è un'offerta, c'è un centro storico che deve essere comunque qualificata. Non va bene così com'è, lo sappiamo tutti, comunque bisogna cominciare a pensare che questa offerta, c'è un centro storico, deve essere migliorata, anche perché c'è una domanda di centro storico che indubbiamente si aspetta che questo centro storico sia migliore di così com'è oggi. Allora, se noi guardiamo chi oggi è interessato a stare, a venire, a comprare il centro storico, ovviamente ci rendiamo conto che c'è un'assenza, direi, un po' storica, purtroppo in questa città, di turismo, o meglio, c'è in maniera molto insufficiente rispetto alle caratteristiche della città. E ci abbiamo anche una frequenza, direi abbastanza limitata, che mi auguro che possa crescere, anche di cittadini viterbesi che magari possano abitare, a dire la verità, pochi stanno nel centro storico, però sono anche cittadini che stanno all'esterno delle periferie e che quindi non sempre vengono in maniera, posso dire, volontaria, in maniera naturale verso il centro storico, perché purtroppo aggiungo hanno altre alternative che sono i soliti centri commerciali e così via. Non voglio ripetere le solite cose, però voglio un po' organizzare un ragionamento. Quindi abbiamo necessità di far crescere questa domanda che va verso il centro storico. È evidente una considerazione che va fatta oggi, 2014, crisi, momento di difficoltà dell'economia che tutti noi sappiamo, poco denaro che circola, è evidente che noi non possiamo pensare a un centro storico senza attività commerciale, senza cittadini, senza attività commerciale, senza attività che possano entrare, insomma, qualunque cosa, sia il libro piuttosto che il lapido, piuttosto che il prodotto alimentare, insomma. E questo ci porta a dire che le attività che oggi ci sono, nonostante la crisi, nonostante tutte quelle che hanno chiuso, devono essere aiutate. Uno dei motivi quindi che ha portato a rivedere un po' questa impostazione, che comunque sia durata, mi sembra, comandante, ma nel weekend, tre settimane, e quindi diciamo stiamo in un studio iniziale, è quella anche di salvaguardare tutti quei commercianti in un momento di difficoltà dove dobbiamo aiutarli a non chiudere, dobbiamo, come posso dire, dare una sorta di fiducia nel futuro. E quindi un incontro che abbiamo fatto lunedì, un po' anche così, posso dire, animato, un po' appassionato, insomma, anche sulla deriva in qualche situazione, però quando ti dicono che i corrispettivi della giornata del sabato sono ridotti del 50 se non del 60%, la cosa insomma mi ferisce a me, ma non solo a me, ferisce l'assessore, ferisce tutti, insomma, sapere che si mette in discussione magari anche un'attività che sta lì da tanto tempo e che magari con questo appesantimento dovuto a minore transito, minore afflusso, eccetera, insomma, può essere anche nella determinazione di chiudere, la cosa ferisce. Quindi questa è una considerazione che io la dico, perché dobbiamo considerare che il centro storico, se noi vogliamo migliorarlo come offerta, deve avere all'interno le persone e le attività. E quindi diciamo questa è una premessa che ho fatto. Quindi alla luce anche di questa premessa cercheremo di trovare delle soluzioni che tengano conto anche di questa cosa. Io credo che però per migliorare questa offerta non possiamo
non considerare anche il traffico deve in un certo qual modo, come dice giustamente l'assessore, ordinato, limitato, ordinato con tutti i dispositivi di lotte, lascia tutta roba tua, non voglio fare l'assessore di traffico, cioè, non voglio fare il sindaco, sto cercando di organizzare i ragionamenti, per cui tutti quei dispositivi, diciamo, in doppio senso, la rampa del Valle Faul, parcheggio, sono tutte cose che sono di competenza dell'assessore, che insomma condivido in carriera, però non voglio che ce la voglio. Però ecco, per migliorare questa offerta indubbiamente il traffico va ordinato. Non va ordinato solo il traffico, va ordinato anche il trasporto urbano all'interno della città, perché anche su questo, come tu sai, come anche con la nuova delega, hai necessità di raccontarsi magari con Francigena per trovare quelle soluzioni che non dissuadono il cittadino a venire nel centro storico, e quindi il trasporto urbano in una città come la nostra, con le vie strette, con le difficoltà di girate per i mezzi pubblici, ha necessità, questo trasporto urbano, di essere studiato in maniera coerente con la viabilità e con le strade, con i percorsi, e anche questo è un'altra cosa che migliora la qualità dell'offerta che può dare il centro storico. L'autorizzazione immobiliare, anche questo purtroppo è sempre competenza tua, quando parlo di valutazione immobiliare parlo di facciate, parlo di piano del decoro, parlo di però lo dico come elenco dei vari problemi, diciamo aspetti, insomma, che devono essere affrontati. Il piano, diciamo, del decoro urbano, delle facciate, ci abbiamo anche delle proposte che sono venute dall'associazione, c'è questa del Rotary in Mario che vorrebbe fare un progetto campione per sistemare, mi sembra, un tratto di via San Lorenzo, ben venga, perché sono soluzioni che vengono da privati che vogliono essere quasi sussidiari all'interesse, non sussidiari, al ruolo dell'amministrazione comunale. Abbiamo i grandi investimenti strutturali, vanno sempre nel centro storico come valorizzazione dell'offerta centro storico, cioè voglio proprio, come posso dire, rendere il centro storico qualche cosa, insomma, che sia come un prodotto che noi vogliamo mettere sul mercato. Questi interventi strutturali, e il plus ne è uno importante, che dovrebbe indubbiamente favorire la fruizione, soprattutto in elevazione, perché Viterbo è una bella città, ma come tutte le belle città non è in piano, salvo quello della Emilia Romagna o della Lombardia, una città che ha i dislivelli. Insomma, una persona anziana che si va via con andare su a piedi, insomma, si deve fermare diverse volte, oppure che il tavallo fa una salita a piazza del Sagrato, quindi è una città così, e quindi è necessario che ci siano questi interventi strutturali importanti che favoriscano la mobilità delle persone che lasciano il mezzo privato, salgono con l'ascensore, le scale mobili, quello che sarà, che quindi raggiungono poi i livelli ai quali vogliono arrivare. Quindi anche questi investimenti importanti del plus servono a valorizzare l'offerta centro storico. Aggiungo la cartellonistica, vado alle cose grosse, le cartellonistiche, purtroppo anche quella là non abbiamo la cartellonistica adatta a indicare nei luoghi diciamo importanti dal punto di vista architettonico, storico, e direi vanno anche adeguati a livello di indicazione dei parcheggi, perché insomma avuto anche così delle giuste osservazioni che molto spesso non è indicato, o meglio è indicato in maniera non chiara, comunque sia non facilmente leggibili. La qualità degli arredi, qui questo va rivolto anche ai commercianti, noi vorremmo un certo storico dove quando avremo fatto tutte queste cose, quindi liberato le piazze, fatte gli eventi nelle piazze, eccetera, vogliamo anche passare gli interni, formare gli operatori economici a fare un arredo che sia confacente a una città medievale come l'Italia. Dobbiamo dire, non possiamo mettere le poltrone nelle piazze, se sono state messe bisogna convincere, che bisogna toglierle. Quando si sceglie l'arredo della panchina, l'arredo del contenitore, dove va, che ne so, la pianta, bisogna, secondo me, vogliamo pure aprire, che ne so, una sorta di appalto su progetti magari di architetti che presentano delle soluzioni per le singole piazze, perché dobbiamo stare attenti a non far diventare il tempo un
senso cinematografico e Disneyland. Quindi secondo me anche su queste cose bisogna essere esigenti, sapendo che questa città la dobbiamo lasciare meglio di come l'abbiamo ricevuta. Quindi non possiamo banalizzare gli interventi, o tendino, visto il vario tipo, però oggi non gli può dire niente, perché ce l'hanno un po' tutti, o parecchie persone, per cui devi intervenire in maniera tale che fai capire. Va bene tutto, vediamo tutte le possibilità che possiamo darvi come operatori commerciali, anche l'esenzione, poi questo vedrà l'assessore Ciambella, se serve, anche qualche esenzione di tasse o di cunei fiscali, però ci dobbiamo comportare in maniera tale che questa città deve essere attrattiva di interessi. Noi faremo il possibile, mi auguro, insomma, come lo fanno anche a termine. Quindi dobbiamo fare in modo che questa offerta richiami da una parte i cittadini di Verdesi a rivenire al centro storico a fare la passeggiata, a vedere i negozi, a vedere l'attività artigianale, a vedere prodotti magari che trovano nel centro storico, e dobbiamo anche attrarre turisti. Che ci mancano anche quei turisti che fanno differenza, soprattutto per le attività commerciali, che dovrebbero avere un tipo di domanda molto più numerosa. Allora, questi sono dei ragionamenti sui quali noi vogliamo andare avanti. Il traffico, come ho detto, è uno di questi aspetti, ma non è soltanto traffico il problema, è un problema, lo dobbiamo coordinare, sapendo che questo percorso dobbiamo iniziare continua, perché sono vari fronti su cui non dobbiamo lavorare. Io mi auguro che questo segnale anche di attenzione che abbiamo dato, insomma, con estrema franchezza, siamo andati in una manifestazione, come dicevo prima, molto, molto numerosa e direi anche molto animata, insomma. Però è un segnale che noi vogliamo dare per ascoltare le persone, sapendo che poi devono essere prese le decisioni. Non dico che si prenderanno decisioni insieme a tutti, perché non ci sarà mai una decisione che sono. Però l'importante è che queste decisioni che noi andiamo a prendere sia funzionale a quello che abbiamo detto, migliorare la qualità dell'offerta del centro storico, perché se non miglioriamo l'offerta la domanda calerà e quindi